Pala Ubibanca, siamo in compagnia di Leonardo Focosi in vista del debutto in campionato di Cuneo in questa Serie A3. Allora, innanzitutto Leonardo, siamo agli sgoccioli della preparazione pre-campionato. Come sono state queste settimane e questa preparazione a un campionato che comunque è molto atteso, anche perché è un campionato inedito? Allora, salve a tutti. Il campionato, allora, la preparazione è stata tosta, però ci sta facendo bene, sta facendo andare avanti nei progressi, si vede il miglioramento anche fisico dei giocatori. È stato comunque un'estate di mezzo fra questo campionato eccetera, quindi dovevamo rimetterci in sesto. Poi per l'inizio del campionato speriamo bene, questa domenica dove daremo il massimo qua al Palaubi. Ecco, questo campionato di A3 cosa vi aspettate, quali insidie può nascondere, perché chiaramente è un campionato difficile da valutare adesso, in questo momento della stagione. Un campionato nuovo, un campionato pieno di sorprese, un campionato dove ci sono altre tante squadre di livello. Comunque il campionato è girato, fatto su due gironi, quindi viaggeremo molto e incontreremo un bel po' di squadre. Ecco, che ruolo può recitare Cuneo in questo campionato di A3? Chiaramente adesso è veramente difficile capire. Però insomma, anche vedendo i tuoi compagni di squadra, il gruppo, secondo te che cosa può fare Cuneo in questa tre? Cuneo quest'anno può dire la sua, secondo me, perché comunque vedo che il gruppo è bello unito, siamo comunque messi bene su tutti i fronti, secondo me. Comunque dobbiamo ancora vedere, comunque non possiamo parlare prima del dovuto, però secondo me possiamo dire molto la nostra questo campionato. Venendo alla partita invece di domenica, stretta attualità, contro San Donà di Piave, che avversario è? Penso che l'abbiate studiato in questa settimana, avete ancora qualche giorno chiaramente per rifinire la vostra preparazione. Che gara ti aspetti e con quale approccio dovrete affrontare una gara in casa, quindi importante iniziare bene? Allora, l'approccio della gara in casa deve essere un approccio molto buono, perché comunque siamo in casa e noi comunque ci alleniamo tutti i giorni in questo palazzetto, quindi possiamo sicuramente dare il meglio qua in questa palestra. San Donà non è una squadra da sottovalutare, è una squadra che è formata anche da buoni giocatori, e dobbiamo stare attenti, ma comunque credo che se giochiamo al nostro modo possiamo dire la nostra anche in questa partita. Ultima cosa sulle tue aspettative per questa stagione: quanto ti potrà servire una stagione con la maglia di Cuneo per chiaramente fare esperienza e crescere? No, quest'anno grandi obiettivi, grande staff, grande allenatore, confido molto, anche imparatore molto bravo, confido molto nella mia crescita, e comunque già adesso si vedono dei buoni risultati, secondo me, anche in campo, sia individuali che non. Va bene, allora grazie, in bocca al lupo per il debutto. Grazie mille, grazie a te.